Cuccio, ma innanzitutto benvenuto qui a Corato, ai nostri microfoni. Siamo in diretta con lo streaming. Volevamo solo chiederti, insomma, dopo questo fan club di Uccio De Sanz, ma Corato ti ha adottato? Ti ha adottato Corato? Sì, è ufficiale. È nato a Corato il primo fan club, quando si dice primo mi auguro che ci sia il secondo, il terzo, il quarto e così via. E in effetti ci vogliono bene un po' ovunque, dico ci vogliono perché oltre a me anche al gruppo del Mudù, però a Corato il calore che riscontriamo è sempre grandioso, non a caso insomma anch'io per ringraziare gli amici di Corato e Fans Club sono qui al Carnevale che è bellissimo, e a voi che siete adesso al computer che ci state vedendo io vi invito qui la prossima volta anche se ormai è troppo tardi, perché i colori, quello che si respira qui nell'aria è grandioso. E colgo l'occasione anche per ricordare che tra meno di un mese, sono emozionato, alla Pelle d'Oca, signori. Tra meno di un mese parte il primo film per il cinema che si intitola Non me lo dire, signori, andiamo a seguirlo tutti quanti al cinema. Uccio De Sanz per la prima volta sul grande schermo. Uccio, al volo, c'è una maschera, c'è qualcosa che ti ha colpito, c'è qualcosa che ti spinge a tornare qui a Corato e perché? A parte il calore che ci hai già raccontato. Sì, la presentatrice quella seminuda. Quella mi spinge a tornare se no, sto scherzando. E allora non ho avuto il tempo perché troppo poco tempo per vedere tutti. Tu immagina che sto andando via e ancora deve arrivare il primo carro. È passato proprio. E quindi non ho visto molto. E poi la cosa bella è quando arriva un gruppo mascherato e sono arrivati dall'Africa per esempio, però sarebbe stato bello vedere l'esibizione, perché ogni gruppo mascherato ha preparato un'esibizione che purtroppo non ho visto. Ho visto comunque l'impegno che c'è stato da parte di. Ho saputo 1800 persone coinvolte e quindi veramente un grande successo, e laddove c'è costanza, laddove c'è impegno sicuramente il risultato è ottimale. Non a caso è ovvio che magari mezz'ora fa c'era meno gente, qualcuno stava ancora pranzando essendo domenica, però sono convinto che tra neanche un'oretta qui sarà stracolmo di amici di Corato, amici che vengono anche dai paesi limitrofi, perché è una bella iniziativa. È una bella iniziativa ed è un'occasione da non perdere per stare qui a Corato. Uccio, un'ultima cosa, salutaci per favore tutti quelli che in questo momento ci stanno seguendo con lo streaming da tutte le parti d'Italia e del mondo che sono di Corato ma anche non di Corato. Amici coratini, so che siete sparsi in tutto il mondo, vi rinnovo l'invito a tornare qui, però se non potete tornare qui rimanete collegati in via streaming perché possiamo insieme, anche magari da molto lontano, qualcuno in Canada, sai quando c'è sta in Canada? Ecco, respirare la nostra area, l'area pugliese che è la più bella, vi assicuro, la più caliente di tutte. Grazie mille. Grazie a voi.